buonasera, ben ritrovati ai telespettatori del Punto e di Antenna Sud. Buon mercoledì sera. Questa sera al mio tavolo ci sono molti ospiti, tra poco ve li vado a presentare. Parleremo di tante inchieste, a partire dalla Puglia Film Commission, che cosa sta succedendo e qual è il ruolo dei 62 comuni che possono dire la loro su questa questione, e dall'altra parte, anche le tante inchieste che riguardano molti comuni sciolti per infiltrazione. Ringrazio chi ha accettato il mio invito, a partire dal sindaco di Monopoli, Angelo Annese, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Da pochissimo neoeletto il sindaco della bella Polignano a Mare, Vito Carrieri, eccolo qui. Buonasera, buonasera a tutti gli spettatori. Ben ritrovato direttore Antonio Carbonara, eccolo qui sempre sul pezzo, direttore, buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Doppietta di direttori anche con Pacione, eccolo qui, direttore Pacione, ben ritrovato. Buonasera, grazie a lei, grazie. E allora, sulla vicenda della Puglia Film Commission, in realtà insomma, ne stiamo parlando da diverse settimane. Andiamo sulla ricostruzione, perché quello che condivideremo con i sindaci è quanto sul territorio pugliese la Puglia Film Commission è proprio servita, no, per la valorizzazione e la promozione del territorio. Andiamo sulla ricostruzione della vicenda, come si deve sbrogliare, poi andiamo a chiedere il parere dei sindaci e di tutti gli ospiti. Prego. Si trascina ormai da tempo la guerra intestina alla Puglia Film Commission, da una parte la presidente Simonetta Dello Monaco, dall'altra il suo direttore Antonio Parente. Un caso che è balzato agli onori della cronaca già a fine novembre scorso, quando a causare la rottura tra i due ci sarebbe stata una presunta aggressione ai danni della numero uno della fondazione da parte del DG, finita in procura. Nelle scorse ore un ulteriore tassello si è aggiunto alla storia. Due consiglieri, Marta Proieti e Luca Bandirali, si sono dimessi dal CDA. Anticipando di qualche ora quello che sarebbe stato l'esito scontato dell'assemblea dei soci, che disporrà lo scioglimento del consiglio d'amministrazione e il commissariamento dell'agenzia, la presidente di Apulia Film Commission, Simonetta Dello Monaco, ha rassegnato le proprie dimissioni. In una lettera inviata al governatore Michele Emiliano e ai soci della fondazione, che nella stessa giornata del 30 settembre si riuniscono per deliberarne lo scioglimento, Dello Monaco, che non fa alcun riferimento alla decisione già assunta pubblicamente dalla giunta regionale, motiva le sue dimissioni con l'impossibilità di proseguire il suo lavoro in un posto che definisce non più nobile. Alla discussione di questa sera al mio tavolo, ma in collegamento a distanza, si aggiunge anche il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ben ritrovato. Buonasera Marina e buonasera a tutti i telespettatori. Allora, parto subito dal sindaco di Monopoli, Annese Angelo. Al di là di quella che è poi la vicenda che purtroppo stiamo condividendo da troppe settimane, sì, è diventata insomma una soap opera, direi. In realtà sì, la storia ormai è conosciuta a tutti quanti. Io voglio fare una premessa. Noi, la Puglia deve tantissimo anche la Puglia Film Commission per il successo che sta avendo in questi ultimi anni. Io posso parlare della mia città, grazie anche appunto all'intervento, alla collaborazione con la Puglia Film Commission, ha avuto la possibilità di far conoscere la nostra città, il nostro territorio a livello nazionale ed internazionale attraverso delle collaborazioni dirette con tutte quelle fiction che abbiamo girato nella nostra città, e che oggi, forse di riflesso anche a quello che è stato programmato in passato appunto dalla Puglia Film Commission, continuiamo ad avere nel nostro territorio. Quindi la speranza è che oggi, sperando un punto a questa soap opera, a questa telenovela che non fa bene al nostro territorio, non fa bene neanche a noi amministratori, perché per noi la Puglia Film Commission è sempre stato un punto di riferimento e vorremmo continuare ad averlo come punto di riferimento. Speriamo che adesso con il commissariamento, con una ripartenza, si possa ritrovare quella che è stata sempre una serenità che si è avuta appunto tra di noi, la Puglia Film Commission, la Regione, tutte le varie entità e istituzioni che ci girano intorno. Ecco, Carrieri, perché poi sulle parole che dice Annese, l'indotto che ha creato e che crea evidentemente la Puglia Film Commission sono davvero stupefacenti, perché c'è davvero un coinvolgimento di una filiera davvero importante. Lei appena hanno eletto, però la storia della pubblica amministrazione la conosce molto bene, certo, sul territorio, come Monopoli, che abbiamo visto delle produzioni meravigliose, ma anche lì a Polignano a Mare, certo, tante produzioni in combinazione con il lavoro della Puglia Film Commission, che lo diciamo è una costola insomma culturale della Regione Puglia. Sì, infatti è stata
una grande invenzione ormai più di 10 anni fa di quella che era stata l'amministrazione Vendola, la giunta Vendola, che ha visto nella possibilità della promozione attraverso film, attraverso fiction, la promozione del territorio. Quindi, come diceva il collega Annese, noi dobbiamo tanto a questa invenzione. Spiace purtroppo in questo momento constatare l'impasse e quindi questo blocco da parte della Puglia Film Commission. Il mio auspicio è semplicemente quello che quanto prima attraverso il commissariamento si riparta, perché dobbiamo continuare a credere in sindaci, questa realtà. Sindaci soci, ricordo agli ospiti, al pubblico a casa, che i comuni sono ben oltre 60, i comuni 61. Che fanno parte della Puglia Film Commission, questa creatura, la Puglia Film Commission voluta da Vendola, e appunto oltre 60 i comuni che vi aderiscono, e Monopoli e Polignano sono città tra le più belle in Puglia. Anche Vieste, direttore, abbiamo anche Vieste, dall'altra parte, solo che sindaci, siamo in pochi a credere al fatto che si è giunti a questo punto perché c'è stato un litigio in una stanza tra il parente dello Monaco. Abbiamo fatto più di una puntata su questa questione e io dicevo come i bilanci dei revisori dei conti hanno attestato la trasparenza di ogni atto amministrativo. Confermava quello che diceva il sindaco Annese, il sindaco di Monopoli, cioè dell'efficacia di questo ente, che ha portato veramente non solo soldi nelle casse, ma ha portato anche veramente un beneficio oltre il denaro. Assolutamente, voglio sottolineare l'indotto economico che gira intorno ad una fiction. Intorno ad una fiction girano indotti economici per i ristoratori, per le varie attività che abbiamo nelle nostre città, quindi al netto del far conoscere il nostro territorio al mondo, perché poi alla fine abbiamo questa fortuna di avere un territorio così bello che poi viene apprezzato, ecco, anche all'esterno. Sindaco di Vieste, vengo da lei, Nobiletti, perché anche Vieste rientra nell'elenco dei soci della Puglia Film Commission? Sì, anche noi siamo soci, abbiamo letto dai giornali quello che è successo insomma, tra il direttore, e siamo sinceramente molto preoccupati perché, come diceva il collega Annese di Monopoli, è uno strumento molto efficace, soprattutto di promozione del territorio, cioè oltre alle ricadute che ci sono, diciamo, quelle più marginali che sono legate alla produzione, c'è proprio una rappresentazione dei nostri territori che supera i confini nazionali, quindi poi va, non lo so, per esempio da noi hanno girato un film in Germania, è stato molto, molto visto, quindi è chiaro che siamo tutti penalizzati da questa situazione, quindi io spero che nel più breve tempo possibile si possa ritornare a ripristinare uno strumento efficace. Sindaco Nobiletti, il direttore Carbonara le stava chiedendo se lei crede alla storia del litigio fra la presidente, ormai ex Simonetta Della Monaco, e Antonio Parente, che rimane il direttore generale. Ma noi, visto che non siamo proprio addentrati, quindi non stiamo nelle stanze, dobbiamo credere a quello che ci è stato detto, ma anche per assumendo informazioni un po' così, pare che sia proprio questo, ecco, litigio. Ecco, Sindaco Nobiletti, insieme a tutti i sindaci e gli ospiti, qualche giorno fa, proprio la scorsa settimana, una delle nostre insomma collaboratrici, giornaliste, Mia Mintrone, anche insieme al coinvolgimento del direttore Carbonara, parlavano di un ruolo fondamentale dei comuni, cioè i 62 comuni che sono i soci, in cui voi potevate e potete ancora fare qualcosa su questa storia. Andiamo a chiederlo, vediamo la ricostruzione. Forse se i sindaci avessero detto, quando diciamo si è profilata questa situazione insomma molto, ecco, brutta, proprio pesante, forse se i sindaci avessero diciamo esercitato sul presidente una pressione, no? Della serie: senti, noi siamo soci, però noi ce ne andiamo, cioè se le cose, questi sono, amministrano soldi anche nostri, sì. Forse i sindaci, io non ho sentito nessun sindaco. Annese, come risponde a Lia Mintrone?
in realtà con i se e con i ma non si risolvono. Non ci ritroviamo. Detto questo, noi abbiamo sempre beneficiato, tra virgolette, seppur soci e seppur anche contribuendo in parte a questa realtà, abbiamo sempre beneficiato del buon lavoro che la Puglia Film Commission ha fatto in questi anni, quindi l'abbiamo detto, è parere penso comune a tutti. Quindi andare a dire dall'oggi al domani, seppur era una telenovela che ormai andava avanti da un po' di mesi, noi usciamo, a noi non conviene uscire, a noi conviene che la barca si ritorni in mare e ricomincia a navigare nella giusta direzione. Quindi da questo punto di vista noi ci auguriamo che, essendo, come hai detto tu prima Maria, la Puglia Film Commission una costola importante della Regione Puglia, ci auguriamo che la stessa Regione risistemi un attimino il tutto, e attraverso il commissariamento, attraverso poi sicuramente una nuova anche ristrutturazione, ecco, di quella che è l'ente Puglia Film Commission, io sono convinto che, ecco, si possa ritornare. Però voglio chiederlo a Carrieri, cioè, mi perdoni, lei è un po' più vicino, insomma, a quello che è, come dire, il partito di maggioranza della Regione Puglia. Le dico questo, cioè, c'è stata una presunta discussione, aggressione fra il presidente e il direttore generale, situazioni che potevano essere risolte evidentemente lontano poi dalle telecamere, dai media, perché immagino che anche i protagonisti non siano meravigliosamente contenti che noi ne stiamo parlando da mesi, da settimane su questa vicenda. Possibile che il presidente della Regione Puglia, il nostro presidente, non possa aver in qualche modo trascinato per orecchie, per modo di dire, in una stanza ad un tavolo e far ragionare, visto e considerato quello che dice Annese Angelo, perché il sindaco di Monopoli dice una cosa importantissima e la stiamo condividendo con Vieste, con lo stesso di Polignano, cioè di quanto l'indotto di questa organizzazione è fondamentale per l'economia anche del nostro territorio? Ma sicuramente, o meglio, io, essendo in carica da poco, conosco nei dettagli molto poco la situazione, posso fermarmi a quelle che erano le mie conoscenze. Ritengo che un litigio di questa portata non sia l'unica ragione per cui una barca così grande come la Puglia Film Commission possa naufragare. Sa quindi perché non può esserlo? La lettera dello Monaco inviata al presidente Emiliano e alla giunta regionale era così chiara. La dello Monaco parlava di accentramenti di potere da parte del parente, e quindi già vedete che può essere un'ipotesi non fondata quella del fatto che è stata aggredita nella stanza. Parlava del fatto che di accentramento di potere, ma anche di bandi presentati e poi ritirati. Parlava di sottefugi, che ho cercato di dire alla dello Monaco, ci spieghi che significa questo termine. Cioè una lettera che in realtà tutto faceva tranne che smontare per assurdo proprio l'ipotesi di una aggressione venuta in una stanza tra il parente e la dello Monaco, per lo più io che sono ovviamente sempre direttore Carbonara, dobbiamo anche, per questione di correttezza e per diritto di cronaca, perché insomma quando facciamo questo mestiere, lei lo sa benissimo, lo giuriamo in maniera deontologica, ovviamente sia il mio gruppo di lavoro, la redazione, ma anch'io ho contattato personalmente il direttore generale, come spesso faccio con la maggior parte degli ospiti, che credo abbiano una grande stima del mio lavoro e che ripagano la fiducia, insomma, del mio mestiere. Il direttore generale però ha risposto che se mai dovessi accettare un invito sarebbe quello di un tribunale e non della mia trasmissione. Io ovviamente pubblicamente gli ho già risposto privatamente, ma lo faccio ovviamente anche in televisione. Dico al direttore generale, noi ci limitiamo semplicemente a riportare i fatti di una evidentemente questione che è su tutti i giornali, in televisione oramai credo da più di un anno. Quindi la televisione serve per chiarire tutte le posizioni della vicenda. Di certo io personalmente non prendo parte da nessuno dei personaggi e dei protagonisti coinvolti, ma ci limitiamo a raccontare e concediamo il diritto di replica, perché per noi è sacrosanto, per chi fa questo mestiere. Quindi io ci tengo a chiarirlo, lei quando vuole magari avrà piacere. Questo non è un tribunale, è una trasmissione televisiva dove noi ascoltiamo tutti i punti di vista. E vado dal direttore Pacione, no? Direttore, quando le vicende purtroppo diventano di dominio pubblico e quando si è poi una carica, un esponente, un ruolo, come dire, della pubblica amministrazione, in qualche modo te ne prendi anche la responsabilità, mi sembra, o no? Beh, è fondamentale quello che appunto stai dicendo, certo. Che chi accetta una carica ovviamente deve dar conto prima di tutto all'opinione pubblica, e quindi mi sembra più che ovvio che l'opinione pubblica debba sapere quello che sta accadendo,
a prescindere che uno possa o non possa accettare l'invito televisivo di qualsiasi, da parte di qualsiasi conduttore televisivo. Io credo, e lo dico da semplice cittadino ad esempio, che voglio sapere realmente che cosa è successo. Quindi un confronto, a mio parere, va fatto all'interno di una trasmissione televisiva. Poi la questione del tribunale è un'altra questione, è un altro percorso che ovviamente di cui i protagonisti dovranno affrontare. Però io credo fondamentalmente che sia importante che questa bella realtà che abbiamo in Puglia, che io la paragono più o meno a quella realtà che è in California, la famosa Hollywood, e noi potremmo dire che siamo la Hollywood del Sud Europa, della California pugliese nel Sud Europa, vada salvaguardato. E non solo, ma anche tutti i sindaci che collaborano, come gli ospiti che sono lì nello studio, i quali hanno sottolineato la contentezza, perché voglio ricordare che oltre a pagare tutta l'organizzazione e così via, ma ci sono anche comuni cittadini che sono protagonisti, anche se sono delle semplici comparse, che comunque guadagnano anche nel qualcosa. Nel senso che non ci si può ovviamente sottrarre quando si decide di avere un incarico pubblico, anche perché poi Annese, in questa vicenda che non vi voglio poi direttamente coinvolgere, c'è da una parte una delusa che la Presidente Simonetta che ammette insomma le dimissioni, concede le dimissioni, dall'altra parte un direttore che è rimasto lì. Quindi voglio dire, quando ci sono vicende di questo tipo, come dice il direttore Pacione, a un certo punto l'opinione pubblica, visto che questa vicenda è sotto gli occhi di tutti, noi ci limitiamo semplicemente a dare voce a tutti quanti e a capirne meglio. Ne stiamo parlando anche noi, infatti, questa sera, che siamo comunque soci della Puglia Film Commission, quindi noi aspettiamo che ci vengano anche date le dovute spiegazioni di quello che è successo, perché oggi ormai siamo ad un punto, penso, di non ritorno da questo punto di vista, dopo quello che è successo in questi mesi. Oggi forse con un'altra persona, un commissario, potremo anche avere e andare a vedere anche quelle situazioni che forse oggi qualcuno vuole leggere, vuole dire che sono poco chiare, qualcuno dice che sono molto chiare. Secondo me adesso qualcosa in più la scopriremo. Dopodiché al collega dico che se lui è di nuova elezione, anche noi di vecchia elezione sappiamo ben poco realmente di quello che è successo. E allora adesso voglio cambiare argomento, perché voglio parlare invece delle infiltrazioni mafiose, le tante maglie nere che la nostra terra, il nostro territorio, la Puglia, ha indossato negli ultimi mesi. Andiamo sulla ricostruzione. Al vertice dell'organizzazione che ha portato alle 10 ordinanze di custodia tra cautelare e interdittive c'erano due insospettabili, il sindaco e il vice sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto e Salvatore Colella, alle battute finali della loro amministrazione, dato che a giugno prossimo il comune del sud-est barese andrà al voto. L'indagine dei finanzieri di Monopoli, coordinate dal sostituto procuratore Michele Ruggero, ha ricostruito nel dettaglio il modus operandi dei due esponenti politici. Sono finiti in carcere i fratelli Cariddi, Pierpaolo e Luciano, rispettivamente sindaco ed ex sindaco di Otranto. Altre 8 persone sono finite a domiciliari, per un totale di 60 indagati. Le accuse a vario titolo sono di associazione per delinquere finalizzata al compimento di vari reati contro la pubblica amministrazione, corruzione elettorale, frode in processo penale, depistaggio, turbativa d'asta, truffa ai danni dello Stato e della comunità europea. Parchi per bambini e giostre senza collaudi, emergono ulteriori dettagli nell'inchiesta che ha intrecciato per anni ed apparentemente in modo indissolubile l'operato dei fratelli Cariddi e di numerosi imprenditori salentini. Nella rete dell'inchiesta guidata dal giudice per le indagini preliminari Cinzia Vergine sarebbero finiti anche Stefano Papadia e Antonio Ricchiuto, che secondo le carte nel 2015 vinsero un bando di gara per l'affidamento del parco di via Porto per 10 anni. Idun Triade, e questo è il nome dell'inchiesta che ha sconvolto l'imprenditoria regionale e che ha fatto finire in carcere il sindaco di Otranto Pierpaolo Cariddi e il fratello Luciano. Vengo da lei, sindaco Carrieri, perché lei insomma di fatto è il nuovo sindaco di Polignano a Mare, però questa vicenda, una di queste vicende come Polignano a Otranto, ma ne proveremo a raccontare tante altre questa sera, purtroppo ha sconvolto la comunità di un paese insomma davvero importante. Sì, la notizia è ormai di qualche mese, sotto gli occhi di tutti. Non mi soffermerò sulla vicenda giudiziaria di per sé, mi piace sottolineare anche dopo questi primi mesi di esperienza come oggi il ruolo del sindaco, e sono sicuro che i colleghi
che sono intervenuti mi daranno ragione, è un ruolo davvero complicato, che si intreccia con tutta una serie di situazioni e soprattutto alla luce delle ultime normative è comunque un ruolo che assume tante responsabilità e che quindi di conseguenza, come si dice, onori ed oneri. Il ruolo del sindaco è quello di mantenere le giuste distanze dal cittadino. Ha visto come è stato beccato il sindaco di Otranto mentre telefonava ad un imprenditore? Direttore. Sì, la vicinanza con i cittadini, sì, ma attenzione. Direttore, facciamo una cosa, siccome si apre il dibattito, 120 secondi di pubblicità e poi mi rispondono tutti i sindaci, anche lei, direttore. A tra poco. Ben ritrovati nella seconda parte del punto, stavamo attenzionando un tema davvero delicato, abbiamo salutato il tema che riguarda la Puglia Film Commission e che torneremo nelle prossime settimane per cercare di capire che cosa sta succedendo e che cosa succederà per un ente importante che gli stessi sindaci in questo studio hanno ribadito dell'importanza, dell'indotto che crea questo ente voluto fortemente dalla Regione Puglia. Ma adesso non ci allontaniamo invece dalle inchieste che stiamo portando avanti con quello che la Puglia sta purtroppo indossando per quanto riguarda le troppe maglie nere. Il nuovo sindaco di Polignano, Carieri, stava rispondendo al direttore Antonio Carbonara sulla importanza di essere sindaci, ma anche le difficoltà nel portare avanti questo ruolo. Prego. Sì, sono convinto semplicemente che quelle che sono, diciamo, le situazioni più attenzionate sotto i riflettori possono essere le vicende legate ad appalti, a bandi di gara. Laddove però generalmente in un'amministrazione ci sono le regolamentazioni, c'è la trasparenza, generalmente poi sono quei piccoli segreti che permettono al sindaco di mettersi al riparo da situazioni speciali. Benissimo che una responsabilità grossa ce l'hanno gli uffici all'interno dei comuni. Il politico dà degli indirizzi particolari di carattere appunto politico, il resto lo fanno chi lavora all'interno degli uffici. Questo lo sa benissimo anche la Guardia di Finanza quando va nei comuni a controllare la documentazione. Ma è pure vero che in alcune situazioni, vedi il Cariddi, non mi pare anche il sindaco di Polignano, anche la vicinanza o la passeggiata con l'imprenditore al quale è stato affidato l'appalto può essere il motivo per un controllo. Un attimo, direttore. Eccetera. Allora questa è la domanda, che la riflessione che faccio con Annese e poi vado da Nobiletti. Cioè la domanda è, vuol dire un sindaco viene preso veramente, come dire, sempre colpa del sindaco? Cioè se lei va a fare un caffè al bar con uno che può essere un ex pregiudicato, che però ha sbagliato, ha pagato e dimostra di essere un cittadino per bene, lei non può farlo. No, questo è il problema, nel senso che il sindaco è il politico. Il sindaco, il consigliere comunale, l'assessore e il politico in trincea. Cioè noi siamo i cittadini, gli imprenditori, tutti, il signore che ha bisogno della casa, il signore che ha bisogno del lavoro, il signore che ha oggi ancora di più bisogno di pagare la bolletta della luce, sanno dove abita il sindaco, sanno che il sindaco va tutti i giorni in comune, sanno che strada fa per tornare a casa. E quindi noi siamo sempre a disposizione dei cittadini, siamo sempre, ci chiamano gli imprenditori perché hanno bisogno di velocizzare, tra virgolette, il permesso perché devono iniziare a dei lavori per dare lavoro appunto alla propria azienda. Quindi noi siamo quelli in trincea, quelli che poi si interfacciano con gli uffici comunali. Dice bene il direttore. Gli uffici comunali, gli operatori che lavorano all'interno degli uffici comunali, ai quali va un grazie immenso, perché anche i nostri dipendenti comunali sono le trincee, no? Perché poi noi ogni giorno dobbiamo spronare loro per far andare avanti le delibere. Mi pare che Decaro come presidente dell'ANCI abbia chiesto maggiori garanzie per l'operato dei sindaci. Ma assolutamente, noi direttore, hai detto bene, il presidente dei sindaci ha pienamente ragione, noi ogni giorno abbiamo talvolta legittimamente, perché poi alla fine la Guardia di Finanza, i Carabinieri e la Polizia giustamente devono mettere tutte le attenzioni del caso, però talvolta noi rispondiamo al telefono, non sappiamo neanche chi c'è dietro una telefonata. Quindi ecco, da questo punto di sindaco vista... Sindaco Nobiletti, sulle parole del sindaco di Monopoli, Annese Angelo, qualche mese fa il presidente della Puglia, della nostra regione, Michele Emiliano, intervenuto in un meeting nel Basso Salento, diceva che bisogna, da uomo, da ex magistrato,
evidentemente che bisogna un attimino attenzionare meglio la questione delle indagini che partono quando si deve in qualche modo accertare le infiltrazioni mafiose, perché molto spesso poi diventano dei castelli di sabbia, e io ne ho raccontati tanti di episodi, come per esempio in esclusiva la settimana scorsa il sindaco di Carovigno, Massimiliano Lanzillotti, che ha vinto un ricorso. Ora, la credibilità, la dignità, chi gliela restituisce a un sindaco dopo essere stato processato e portato al patibolo? Purtroppo la dignità non gliela ridà nessuno, non gliela ridà nessuno né la carriera né l'onorabilità. A volte si fanno delle costruzioni che purtroppo sono campate in aria e i riscontri poi mancano. Poi soprattutto per quanto riguarda lo scioglimento dei comuni per infiltrazione mafiosa, a pagare è sempre la classe politica e mai la parte dirigenziale, che come minimo è complice della politica in linea teorica, e quindi dovrebbe andare a casa anche la parte dirigenziale. Ecco. Però diciamo, questo è un vulnus del normativo, della legge. Ecco, sindaco Nobiletti, parliamo anche della sua terra, perché è vero che siamo una grande regione, però per esempio per parlare della Capitanata, di tutta quella zona, sono tante anche le maglie nere di quella parte della Puglia. Sì, la provincia di Foggia in questi anni è stata duramente colpita, perché sono stati tantissimi i comuni sciolti per mafia. Da ultimo adesso c'è anche la commissione, si è insediata anche nel comune di Ortanova, e questo perché comunque il fenomeno mafioso della provincia di Foggia è stato sempre sottovalutato, è sempre stato mai preso nella giusta considerazione, ed oggi chiaramente che ci sono le indagini che iniziano a fare pulizia, purtroppo escono fuori anche situazioni in cui ci sono evidentemente delle infiltrazioni anche a livello amministrativo. Però ribadisco il concetto: a volte spesso il politico va a casa per un semplice sospetto, mentre la parte dirigenziale che rimane, arriva, si insedia la commissione nominata dal ministero e utilizza gli stessi dirigenti, gli stessi funzionari, ed è questo, che ecco, ed è questo il punto. Ha ragione il sindaco di Vieste, questo è il punto, no? Che questa sera stiamo cercando di fare, Annese, perché in realtà ha ragione. Cioè, poi il sindaco politico, intanto è sempre colpa del sindaco. Poi quando ci sono degli accertamenti, il sindaco se ne va a casa, e chi si deve insediare a commissionare, insomma, il comune, come dire, le va per la maggiore. No, la politica ha un compito, quello di dare un indirizzo, perché quello che facciamo noi è, almeno a livello comunale, non è legiferare, quindi noi diamo un indirizzo politico. Dopodiché, uso sempre una metafora simpatica, noi siamo, diciamo, i camerieri che prendono l'ordinazione, poi chi cucina realmente tutti gli atti sono i dirigenti. Quindi poi, per carità, ora chiedo scusa per questo esempio simpatico. Lo avranno apprezzato invece i telespettatori. Però è per far capire quello che facciamo noi, nel senso, noi siamo lì. Poi, per carità, ci sarà forse sicuramente qualcuno che fa quello che non deve fare, e allora su anche quelle perché, persone, diciamo, chi sbaglia paga. Certo, però assolutamente. Prima di alzare i polveroni, carrieri, siamo perché un attimo attenti. Poi succede che a fare un titolo, esatto, il titolo, così come diceva il collega, fa perdere la dignità, fa perdere, diciamo, tutto quello che è stato costruito è anche vero che in oggi una vita. E poi tutto si scioglie. Ha ragione il sindaco di Monopoli, Carbonara, perché nella questione di Lanzillotti ne stiamo vedendo anche qualcun altro. Per esempio, il sindaco Emanuele Lo Sapio di Trinitapoli sta facendo ricorso, che è venuto da me in esclusiva e mi ha detto: guarda Manila, perdonami, ma siccome stiamo terminando, insomma, quello che è il processo e il ricorso dovuto, vorrei aspettare un attimo. Cioè, poi sono veramente la condizione psicologica di questi sindaci. Lo dirò all'infinito, quando le prove non sono convincenti e convergenti, tu puoi andare davanti a qualsiasi tribunale amministrativo o penale, ma sarai assolto. Ma una verità processuale, lo ripeto, non è mai la verità dei fatti. Oggi il rubare è diventato un'arte. Si parla di appalti, si parla di subappalti, le matriosche, direttore Pacione, le matriosche che... Io però sono sempre dell'avviso, sono sempre nella vita in generale, non solo in politica, che è meglio un colpevole fuori che un innocente dentro. Sono d'accordo con lei. Vado dal direttore Pacione. Direttore Pacione, no, alle volte però sono dei castelli
di sabbia che crollano, come molte altre volte invece in cui viene accertata la responsabilità. Vado da Pacione, grazie. Beh, spesso, devo dire la verità, anche noi della stampa dovremmo fare un'autocritica ogni tanto. Un attimo, perché... ecco, sto arrivando da lei, prego, sì, prego. Ecco, no, volevo dire, anche noi della stampa dovremmo fare un'autocritica, perché spesso, come giustamente... il sindaco di Monopoli credo abbia sottolineato che ci troviamo, ad esempio un amministratore si trova in prima pagina e poi dopo alcuni mesi o dopo qualche anno viene assolto e va a finire che spesso, devo dire la verità, la stampa pubblica la soluzione piena dell'amministratore precedente in ultima pagina, e credo che questo non vada bene per chi fa cronaca, perché è giusto che chi viene va a finire sotto diciamo, la lente della giustizia debba fino al terzo grado di giudizio, e anzi è senz'altro innocente fino a quando non ci sarà il terzo grado di giudizio che accerterà se l'amministratore è responsabile oppure no. E infatti i carrieri, cioè di questo, che poi non ne trae beneficio i cittadini, la comunità locale, perché poi stiamo parlando di città davvero, poi noi ci difendiamo sul territorio, sulla cultura, insomma è importante per noi stare un attimo attenti. Con questo non dobbiamo minimizzare che chi ha sbagliato non deve pagare, però molto spesso stiamo raccontando anche il contrario, che non ha sbagliato per nulla il sindaco. Assolutamente, infatti ci tenevo appunto a rinforzare questo concetto. La viralità delle informazioni oggi, lo sappiamo benissimo, può costituire un pregio ma anche un difetto, e quindi nel caso specifico il titolone di cui parlava il sindaco Annese o comunque l'informazione lanciata non ti restituisce a distanza di tempo poi la dignità piuttosto che bene che qua ci siamo trovati davanti a cittadine grosse. Ne ha parlato anche Rai 1 delle vicende del sindaco di Polignano. Polignano è una città famosa in tutto il mondo, come Otranto, per cui quando abbiamo ancora saputo del sindaco di Polignano, anche lì bisogna accertare però direttore, bisogna accertare, bisogna far fare alla magistratura il proprio lavoro. Quando la magistratura avrà esaurito tutti gli elementi che porterà, come dire, in scena, si tireranno le somme, ma fare già il colpevole, dare già per colpevole una persona che sicuramente si difenderà nelle sedi opportune, lo capiremo, diamo il tempo. Io quello che contesto, che contestavo, è appunto la forza col quale, non in un caso specifico, ma in generale, la rilevanza che si dà a una notizia quando è uscita, la mediaticità che si dà magari all'indagine e non poi dobbiamo stare attenti, ed è per questo che vi fidate del mio mestiere, ecco. Sì, no, ultima cosa che volevo dire è quella, volevo fare un passaggio sul discorso dirigenti, funzionari e politica. In effetti la politica deve assumere degli indirizzi, che è il suo specifico ruolo, e magari anche una funzione di controllo dei lavori che vengono fatti, però il confine è molto labile tra quella che poi diventa l'ingerenza della politica. Sono d'accordo con lei. Ecco, no, mi perdoni direttore, il tempo a disposizione è finito per questa sera. Chiudiamo il discorso dicendo: ci sono dei bravi sindaci, come ci possono essere dei cattivi sindaci che sbagliano ad accettare, come dire, il compromesso con la criminalità organizzata, come ci sono dei bravi giornalisti e anche quelli disonesti. Così abbiamo accontentato tutti questa sera. Grazie ovviamente al sindaco di Monopoli per essere stato in esclusiva questa sera con me, Annese Angelo. Grazie per la prima volta, ma spero sia la prima di una lunga serie. Mi torni a trovare, al sindaco, il neo sindaco di Polignano, Vito Carrieri. Grazie. Grazie a un voi. Forte abbraccio anche a Vieste a distanza, ma come sa l'aspetto qui in studio. Al sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, e buon grazie lavoro. Grazie al direttore Antonio Carbonara, sempre al mio fianco, e grazie anche al direttore Giuseppe Pacione per il grazie. Suo ben ritorno nei miei programmi. Adesso te, vi devo lasciare con i programmi di Antena Sud. Buon proseguimento. Ci vediamo domani sera per una nuova puntata. Buona serata.